Il potentissimo professor Guidobaldo Maria Riccardelli era un fanatico cultore del cinema d'arte. Una volta alla settimana obbligava dipendenti e famiglie a terrificanti visioni dei classici del cinema. In 20 anni Fantozzi ha veduto e riveduto Dies Irae di Carlo Teodoro Dreyer, 6 ore, Uomo di Aran di Flaherty, 9 tempi, ma soprattutto il più classico dei classici, La corazzata Kotionkin, 18 bobine, di cui il professor Riccardelli possedeva una rarissima copia personale. Per tornare su Cinemarte, allora questa occasione ci è molto gradita per dare il via ad una nuova rubrica, il grande cinema cotto e mangiato. Quarto Potere, il film diretto e interpretato dal carismatico Orson Welles, all'epoca astro nascente della cinematografia mondiale, che con incredibile tenacia e genialità realizzò questo capolavoro che fu oggetto di spietati attacchi e boicottaggi da parte del più grande magnate di quei tempi della comunicazione, William Randolph Hearst, che offrì un vero patrimonio alla famosa casa produttrice RKO affinché ne distruggesse la pellicola e ne bruciasse i negativi. Il film appunto si ispira alla discutibile vita di William Hearst, analizzandone la complessa personalità. Charles Foster Kane è la riuscita trasposizione del reale personaggio che Orson Welles porta sul grande schermo, interpretandone lui stesso con grande successo le popolari vicissitudini. Il film parte da un intrigante interrogativo: chi è Rosabella? Welles apre la storia con la morte del vecchio protagonista nella sua sconfinata residenza, abbandonato da tutti. Segue un'anteprima di un documentario notiziario in lavorazione dedicato alla vita del magnate, che però non soddisfa il direttore del giornale, che decide di arricchire il servizio prima di pubblicarlo, scavando nel passato di Kane per raccogliere notizie più intime ed interessanti. Si assiste ad una sorta di giallo psicologico in crescendo, un puzzle che prende corpo attraverso il geniale e forse innovativo uso di flashback, partendo proprio dall'ultima parola pronunciata da Kane prima di morire, Rosabella. L'egoismo e l'incapacità di amare costituiscono le principali caratteristiche di Kane, che riesce sempre ad ottenere tutto nella vita ed a qualsiasi prezzo, solo per un forsennato egocentrismo. Nel suo vorace cammino di insuperabile uomo d'affari, i successi si alternano a clamorosi fallimenti e, nonostante l'enorme ricchezza accumulata, Kane non riesce a placare il suo desiderio di primeggiare su tutti, calpestando i veri affetti. La complessa personalità e la vita travagliata del tenace 25enne Orson Welles assomigliava tantissimo in fin dei conti a quella del vecchio William Hearst, due uomini dal carattere forte che difficilmente rinunciavano ai propri progetti. Stupenda prova di recitazione di Orson Welles e Joseph Cotten. L'affascinante sceneggiatura costituisce il fiore all'occhiello di questo film, che attrae sempre sia per gli ottimi contenuti che per l'eterna morale. Da vedere la versione integrale con sequenze in lingua originale. Il grande cinema di Orson Welles, non aggiungo altro. Passo la parola al nostro amico Walter Junior Salami per il nuovissimo Mille Film e la video recensione del meraviglioso Quarto Potere. Vai Walter! In Quarto Potere è innanzitutto la costruzione a farne una proposta totalmente innovativa. E si basa su 3 elementi ben precisi. Innanzitutto la presenza di una serie di cinegiornali fittizi costruiti per delineare una sorta di sommario oggettivo della vita di Kane. In secondo luogo l'utilizzo sistematico e multiplo dei flashback, che conferisce al film la struttura d'insieme del film inchiesta. Infine, terzo elemento, la maggior parte delle sequenze contenute nei flashback, relativamente ai singoli episodi, si ripetono fornendo differenti punti di vista sullo stesso avvenimento. Alcuni detrattori non sono convinti che Quarto Potere sia realmente da annoverare nella categoria dei film rivoluzionari e moderni.
Stilisticamente lo descrivono come eccessivamente influenzato dall'espressionismo tedesco nelle scenografie, nell'illuminazione e nello schematismo di taluni personaggi secondari. Altri lo vedono influenzato dal cinema sovietico per la sua tensione analitica e quasi schematica. Anche nel porsi il quesito se l'opera ha avuto un'influenza determinante sull'evoluzione dello stile registico, alcuni sostengono l'assoluta tipicità di Wells, dimostrando a chi lo considera il precursore del noir che il suo stile barocco in realtà poco ha a che vedere con quel genere, che taglia trasversalmente tutta la storia del cinema. Ma sono tutte argomentazioni cerebrali e che comunque non fanno che rafforzare il mito legato a Orson Welles, che come il suo Kane non può essere narrato con un'unica verità. A lot of nice things, but Earth is...